No, ma chi evade le tasse? Ma chi... l'agenzia delle entrate manderebbe una lettera a chiunque mandasse no! Cioè, non sarebbe mai una cosa che potrebbe accadere in questo momento. Minchia, qua Leo, con... sta attento, capisci, come Stepney. No. Allora, ragazzi, vi mando il link per il gaming. Se fanno il controllo, oh, no, a me, mi dicono: bro, tutto bene, vuoi 10 euro? Te li diamo noi. Seggio, la domanda. Dimmi. La cosa della chat, può partecipare alla chat di chiunque o è solo tua perché sei speciale? Allora, teoricamente sono, è mia perché sono speciale, però se vuoi puoi far partecipare anche la tua chat. Non lo so, dimmi te, visto che il video è tuo. Sì, sì, no, va bene per me. Tanto okay, comunque okay, io faccio partecipare solo i sub perché sto cercando di spillare più soldi possibili ai miei fan. Ah, ok, onesto, ci sta. Onesto. È onesto, sì, è vero. Infatti, grazie mille, Loverio. No, c'è la pubblicità, mi parte la pubblicità. Ah! Grazie mille, Loverio, per il Prime. Grazie, Ash. Gaming intenso, gaming intenso. Ah! Ma sei live su YouTube, Boldo, bro? No, no, sono su... su Twitch. Su Twitch. Su Twitch. Ti hanno regalato la sub da me. Viola. Che se ne fotte. Ah, il ragazzi, allora, no, scusate, no, ho detto, vi mando il link su Discord, canale Il Consiglio. Non siamo sul sito rosso a streamare. Ma esatto, il sito rosso. Stai attento o i signori di Twitch potrebbero arrabbiarsi. No, i signori di YouTube. No. Dani, è troppo confusionario. Adesso puoi con entrambi, quindi non c'è più da dire. Yes, ragazzi, è solo sub. Kick, non devi mai dirlo. No, no, okay, ragazzi, no, l'hai detto, hai detto kick. L'hai appena detto, frate. No, non ho mai detto kick, non è vero. Allora, Leo, da questo momento puoi inviare la tua, il link. Ah no, è vero, manca, ma c'è solo Dlarz. Manca Dlarz. Ah, è vero, aspetta. Arrivo, no, Dlarz mi ha fatto il Prime. Dlarz, no, hanno regalato la sub da me. Ah, perfetto, perché l'ho appena fatta da sedia e quindi... Ah, ok, perfetto. No! È stato perfetto. Bro, grazie. Mi hai fatto il Prime. Figurati, figurati. Dai, voi non lo sapete. Ci avrei da fare un trasloco. Se puoi venire tu a prendere tutto qua. Sì, ma certo. Per questo €1,50 tutto per te, bro. Sì. Ovvio che... Cioè, comunque, rispetto al fatto che non ti ho chiesto subito il favore, ma ho aspettato almeno i canonici 3 secondi. Sì. Potevi dire mi saluti anche, per favore. Ah, sì. Ah, tra l'altro, Sedia, mi puoi salutare in una tua live? Certo. Primo. No, primo, anche... no. Sedia, puoi dire Sium? Sedia, che cosa ne pensi di questa cosa che non me ne frega niente? Ehi, Sedia, vabbè, guarda questo reel a caso. Smettetela! Mi sto preparando per il Lucca Comics. Dlarz, mi puoi dire Sium? Daniel, entra in partita che diamo un link poi. Ma scusa, Michele, ma posso un attimino? Cioè... No, non c'è da fare content. Dai. No, non è da fare content. Volevo sfogarmi un po'. Dov'è il link? In quale cosa testuale? Qua, di questo. No, di questo vocale. Perfetto, ragazzi. Grazie per. Ci siamo. Ho mandato il link. Vai, Leo, vai. Vado anch'io. Ho il link. Vai. I primi che entrano. Sì, i primi che entrano. Abbiamo solo 14. Aspetta, lo mando sul gruppo Telegram di sub. Perché se mi entra gente a caso, poi magari. Devi muoverti. Stanno entrando da me. Stanno entrando veloce. Sono lento. Dov'è il mio gruppo sub? Eccolo qua. Troppo tardi. No, Leo, si vede lo schermo. I numeri di non telefono. È vero, non è vero. L'ho nascosto. Avete 2 posti perché sono lento, avete 1 posto perché... Ok, è andata. Vabbè, la prossima. C'abbiamo anche Cinzia, Bellissimo. Ma aspetta, dobbiamo giocare coi sub. No, questa cosa non me l'avevi detta. Ma chi è allora, gente, ragazzi, Sedia? Mi raccomando. Voglio allora, nome e cognome di tutti quelli che stanno partecipando. Chi è questa gente? Posso avere il loro numero di telefono? Numero di telefono. Assolutamente. Scusate, posso parlare un attimo con vostro padre? Allora, perché? Segretezza. Buonasera, sono il papà di Leo Mertoso, mi dica. Ma non hai la soundboard? Non hai neanche la soundboard. Signor Mertoso. Cioè, stai facendo la voce, ma non hai la soundboard, mettila! Sta facendo la voce, però gli esce bene. Madonna.
Tra l'altro, allora, Bordo, ragazzi, la gente sta già iniziando a chiedere che rifai di nuovo quella cosa del mio video. Devi fare il presidente devi rifare. Presidente, esatto. Va bene, ragazzi, cominciamo a fare il Gartic Phone. Mi raccomando, ragazzi, tutte le richieste con un reato. Ok. Okay, Samma Pixel Studio, grazie mille del Prime, bro. Attenzione, ok? Allora, ovviamente se le facciamo autoreferenziali, ragazzi, vi ricordo che dobbiamo farci. Dimmi un numero più basso di 1 di 10 e un numero più alto di 1 di 10. 4. No, di 1. Ah, 9 e 11. Ok, c'è il mio... No, bro, stai... Allora, la polizia 911, cosa pensavi? No, niente. Allora, pronto? Chi è? Ok. Ciao, sono zio. Zio chi? Oddio, ciao zio Dani. No, what the cos'è? Fuck? Cos'è? Allora, il re... Come lo disegno? No, è terribile questo. Gartic Phone, boys. Gartic Phone. Allora, vi ricordo, ragazzi, che potete disegnare come volete. Cioè, lo stile è quello che vi piace di più, eh. Ok. Io solo perché fai cacare a disegnare. Sì. Ho appena fatto una palla per fare la faccia di Ciccio Gamer. Eppure non dovresti far cacare a disegnare. No, lo so, ma non sarò mai bravo come... Esatto. Ma si sa la cosa del perché non dovrebbe far cacare? Sì. Cioè, la gente la sa canonicamente. Ah, ok. Allora, cerchiamo di fare... Bastardo semplicemente praticamente... non si è applicato nel quello che è il miglior liceo che esista nel mondo. E non sto parlando del liceo artistico in sé per sé, solo del nostro liceo artistico. Esattamente. Allora... No, oh mio Dio, ho fatto un dito lunghissimo. Bleh, che schifo. Allora, così. E poi no, non posso così. Disegnarlo così. Ma io Dani. Non so come posso. Io non so come far capire che è lui. Lo scriverò. Allora, io ce l'ho quasi. Sto facendo quella fantastica mossa che fa di solito questo personaggio. Cioè, che l'ha fatta e poi è diventata un meme. Cioè? Non ne ho idea. Non la dico, dovrai vederla dopo. Ah, cioè? No, è vero. Allora, avete ragione, dai, ragazzi. Dai, diccela. Quella dove c'è questa fantomatica persona che ha un dubbio. Oh, Smurf Kids. No. Smurf Kids. Ok, questo qui è. Fuck. Adoro quel meme. Quello Smurf Kids. Davvero. Sì. È bellissimo, sì, ovviamente. Viola. Ovviamente, Sedia, se non ti piace è solo perché sei un vecchio. Va bene. Io non so davvero come fare questa roba, non so se capirete. Ma... Va bene, okay, lo accetto. Ho sperato tutto il tempo a disegnare me stesso e non ho disegnato il contesto. Stai facendo un disegno autoreferenziale, davvero. Ci stavo scritto. Allora, ma che cos'è? Ma è un castello che cade da Milano. Ma che è roba? Leo commette. Come si chiama? Come si scrive? Così? Non ho idea di come si scriva. No, ma no, questa non è una. Così. Ma perché Leo sembra un chicco di caffè? Ma non sono io. Come fai a sapere che sono io? C'è scritto Leo. Ok, grazie chat. Era facile, c'è scritto Leo. È vero, poteva essere anche lui. Oh no. Oh, perché avete scritto... Chi è che ha scritto questa parola? Chi è che... Parola. C'è un solo colore dentro la mia... Nella mia no, landboard. No, fortunatamente no. Penso che sei di avere una reazione un po' più... Allora. Skippy di toilet. No, non devi dire Skippy di toilet. No, ragazzi, allora, dobbiamo giocare la Roblox mappa Skippy di Toilet Ultra Run. Da Drake, ma tu quanti Skippy di Toilet hai disegnato nella tua vita? Penso mai nessuno. Volevo fare il Pokémon Skippy di Toilet, ma non l'ho mai fatto. Hai fatto meno male. Avresti fatto 1 milione di visual nei short.
Ma probabilmente lo farò. Pokemon, poi diventavi troppo famoso, la tua vita sarebbe stata distrutta. No, hai fatto bene. Lo sto facendo io, uno schibiditorietto, va bene, ragazzi. Ma oddio, perché non fai Pokémon Baldi? Oh no. Baldi Basics! Wow! Sì, sì. Io allora, hai mai pensato di fare dei Pokémon tipo dell'Italia? No. Sarebbe stata una buona idea, eh? Ve lo immaginate? Grazie. Di niente. Allora, io voglio vedere che cosa fai con Silvio Berlusconi nel caso. Ah, un Pokémon Silvio Berlusconi, beh, sarà di tipo spettro. Pokémon Mike, logo. Buongiorno. Logo. Scusami, Sedia, te la posso fare una domanda? Sì, perché sto disegnando. Allora, sì. Tu hai detto che nel tuo disegno c'è un solo colore. Sì. Allora perché stai disegnando uno Skibidi-Toilet? No, perché non avevo nulla da disegnare. C'è scritto perché... bianco. Ho capito, quindi che devo fare? Blanco? E non lo so come è fatto Blanco, so solo che ha fatto i biscotti. Buonissimi Blanchito. Ah, Bibi, grazie mille del Prime. No, ma nessuno un bacione. Scritto... Ciao, bello. Sì, puoi fare le domande alla chat. Fa colazione. Blanchito Baby fa colazione. Ma no, stavo facendo un quadrato nero e stavo per scrivere invertito, ma so che questa cosa è super fraintendibile. Credo che lascerò bianco. Pronto? È pronto? Io sono il brasiliano. Vabbè, pure io pronto, ma non... Stasera sto facendo schifo. Mamma mia. Ok, ce l'ho. Ma quella è la piramide? È solo... Io ho una linea nera sullo sfondo bianco. Quella è la mia, indovina perché. Ma non capisco che cos'è. Allora, io ho... allora, secondo me quello è biondo e quindi è Leonardo Bru. Cos'è? Ma allora... Ho provato. Ci hai provato? Sì, sì. Ho dato tutto me stesso. Allora, credo che questo sia... incendio doloso... No. Leo commette incendio... Al castello di Termoli. Il Termoli. No, ma stavo finendo di scrivere. Ma non è un reato quello che mi è arrivato. Era la Mona Lisa quella. A me sembrava un bambino dentro allora. Una cesta. Allora. Ok, questo lo disegno così. Vai, ce l'ho. Uomo incappucciato. Molto felice che gioca a Genshin Impact. Ma vedi che è una brutta idea fare entrare i fan. Io te l'avevo detto, mortacci tua. Hai ragione. Perdona. Io non ero nulla. Raga, che non capisco. Allora, aspetta. Ok, così. Ciao amore, scusa, sto disegnando dei reati, arrivo a salutarti subito. Allora, cosa ho sentito? Mamma. Sì, assolutamente. Ok, questo... Qual è il triangolo isoscele? Quello con... Grazie. Oddio. Questo sono io, perché... E questo sono io, Luigi il pugilista, che ha il dono della svista. Facciamo così. Chat, disegnatemi un triangolo isoscele in chat. Lo sai, non sai come è fatto il triangolo isoscele. Questo no, questo è rettangolo. Ok, grazie. Due lati uguali, bro, comunque. Ma se ne ha due uguali, come fa il terzo a non essere uguale se è un triangolo? Appunto. No. Allora, questo è il mio capolavoro, comunque. Faccio un isoscele, il mio isoscele. Isoscele. Ok. Ma va bene così. Ok. Perfetto. Allora, ragazzi, i colori sono ovviamente... Io sono un perro fronzo. Ok, mi è avanzato del tempo. Lo utilizzerò per dare un bacio alla mia femmina. Vattene a fare in culo, Leo. Ah. Oh, perché... Okay. No! Fatto. Ha detto una parolaccia. Hai baciato una donna? Sì. Io non so come renderla più auto. Quello non è un triangolo isoscele. Neanche tu sei un triangolo isoscele, Leila. Ma non ti ho mai rotto le palle. Ok, no. Fatto. Olè. No. Fatto. È un triangolo quadrato. Sì, allora, il mio c'è una cosa. Cosa c'è il triangolo quadrato? State veramente facendo una questione sul triangolo? Sul serio? Il triangolo sì. No. Femmina, fammi lavorare. Oh, no. Oh no. A dopo, amore. Oh no, Gartic Phone.
Come sta phone? Pizz? Sedia? Potevate chiamarlo Triangolo? Allora, io, allora, mi è arrivato un disegno di Da Drake perché riconosco il fatto che lui metta i simboli della lucentezza sulle chiappe. Ma quello è il mio culo. Il primo che mi è venuto in mente. Grazie mille, Zeppola, dell'abbonamento regalato. Ti voglio bene. Grazie, bro. Chi hai cantato la canzone dello Skibidi Toilet? Sì, è stato. Oh mio Dio. Allora. L'ho fatto. L'ho fatto, Fra. Cosa vuoi fare al riguardo, eh? L'ho fatto. Allora, ragazzi, io volevo. Sì, perché io. Freddy Fazbear? Se non c'è un Freddy Fazbear, un po' sono triste, sappiatelo. Ok. Domanda, quanto verremo bannati dalla nostra chat? Allora, dato che comunque possiamo far finta che le persone che hanno fatto dei disegni non sono... non siamo noi. Ok. Comunque, teoricamente per Twitch non dovremmo okay. avere problemi. Okay. Quindi abbiamo nickname in caso banniamo loro dalla chat. Sì, sì, esatto. Allora, bravo. Se tu sostieni l'LGBT. La tengo proprio in mano, sì. Ma ce l'hai tu? Sostenerla di così. La tengo proprio tutta in mano. Sapete che parlando di community LGBT, uno dei miei post più con più like su Instagram è con Dlarz. Perché io avevo. Era il che periodo cosa vuol dire? Era il periodo del DDL Zan. E io, okay. Tutti facevano la foto con la mano con scritto sopra DDL Zan. Io la foto con la mano, la guardo, la cancello e c'è scritto DDL Arts. Mm-hmm. Oh! E quella è una delle foto qua su Instagram con più like. Infatti è bellissimo. Questi sono i vostri idoli. Come al solito sfruttato dagli altri mass media. Oh, che schifo. Io l'ho dovuto, non capivo come farlo. Ah, no! Quella è una casa. Ah, non è uno slime. Cosa pensavi che fosse? Dai, però ci ha seccato in qualche modo. Cosa sono quelle cose? No, ma quello è Poldo. Sono palle. Blood o Crips c'è un verde. Ve l'ho detto che era Poldo. Tenta un omicidio. Ah, quello però non è tentato. Credo che sia. Ma c'è una moto, non è una macchina. Ah, poi sulle strisce, però. Vabbè. La città, quella in periferia di Milano, l'ho riconosciuta. Dovrebbe essere Cernusco Snago sul naviglio. No, ma Cernusco è sicura. Dovrebbe essere Cernusco Ombrate del naviglio. Buccinasco, sì. Di Buccinasco, vai tranquillo. Cer Brascate. Comunque, scusate, ma non capisco perché a Milano ci siano i verdi. Io ero rimasto ai Blood and Crips, che erano rossi e blu, che facevano le sparatorie. Ma qua abbiamo gli eco-terrorist contro i Blood. Non ho capito che cos'è. Credo sia tu quello, però non ti ho mai visto vestito di verde. Comunque, infatti, io metterei più round, cioè inteso più... Va bene, bro. Vuoi farla tu, la partita? No, scusa, oh, va bene. Blarz rubar gioconda! Io l'ho rappresentato in un modo incredibile. Mi ricordo quando l'ho fatto. Wow! Giustamente la spiralina per riconoscere. Comunque, oh, però ha azzeccato. Comunque è vecchio sto reato, l'ho fatto quando ero adolescente. Ma non è un passeggino quello, è la gioconda. Come? Era davvero gioconda. Io pensavo fosse un incendio doloso. È incendio doloroso. Ma perché dovrebbe essere Leo? È perché era biondo. Perché era biondo. Allora ho detto quindi, perché sono biondo. Wow. Cioè, allora la bionda sì, per il mio corpo, allora, va bene. Ma pure io allora, sono biondo. Allora voglio dire una cosa. Io Dlarz non l'ho ancora mai visto raggiungere il livello di Super Saiyan di livello 1. Ok. Anche se lo conosco da tantissimo tempo, non l'ho ancora mai visto. Sai che non mi trasformo in pubblico. Sai che c'è un video dove ci ho provato per un'ora. Veramente. Io ho un video sul mio canale che provo per un'ora a diventare il Super Saiyan e sono solo io che urlo facendo Ma perché non hai chiamato? Indebolimento della vena aortica. Ma sì, perché non hai chiamato? Perché non hai chiamato Daniel Carafa? Perché so lui durava trasforma. Perché durava 5 minuti e non potevo monetizzare. Chiaro. A parte è giusto. Ci metto 5 secondi a trasformarmi, basta che aumento un attimo la mia aura.
No, non la, comunque... non la no, non l'attivare, che poi da Ravenna la riesco, la inizio a percepire. La percepisci? Potresti... anche, al palazzo di, anche al palazzo di Balzar. comunque io e Poldo ne parliamo spesso, perché io ho detto a Poldo che so fare sia il Rasengan che l'onda energetica, però Super Saiyan non mi sono non mai riuscito. Mai vista fare, no, cioè, per, parla, guarda parla, che è pericoloso. Però. Guarda che è pericoloso, non è che posso fare l'onda energetica quando mi pare. Però no, trasformarmi in Super Saiyan è un qualcosa che io non sono ancora riuscito a fare, e so che Daniel lo sa fare. Chi vincerebbe? È diventato un episodio di tutt'altro. Scusate. Tanto, ma non possiamo giocare a Gartic Phone. Avete ragione, dovremmo giocare. Secondo te chi vincerebbe tra Goku e Crazy Mad? Però Goku fino allo stadio Super Saiyan 2. Ah, penso Crazy Mad, perché urla ancora di più, no, di Goku, secondo me Goku Super Saiyan 2. Il Palermitano non può battere Goku. Non senti a quello. Allora si chiama solo questo. Oh, mi hai detto che ci deve essere un reato. Oh, no, 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 Leo! No! È Giuseppe! Giuseppe Vicchiago Gashi, pensavo. Ma come cazzo scrivi? My fan... Ah, no, Edlard, scusate. Giuseppe Pocchetti. Ah, perché era blu... No, ti rompe di botte, è bellissimo. Bonk. Va bene. Bonk. Beh, tra l'altro era bellino. E vedi, le diventano tutti Leonardo Bru. Ma non sono sempre io a picchiare le donne. Smettetela di dirlo. Perché una solo una volta, basta. Ma non è una donna, è un goblin. Grazie, Cori dei 30, un bacione. Sì, sì, non è esatto, cioè. Allora. Comunque, oh cazzo, maledizione, ma... maledizione. Te le hanno rubate? Sì, guarda. Madonna, no. Ma ti sei fatto ficcare. E le caramelle? La tuta dell'Adidas. No, no. A mia discolpa, ho preso troppo tempo per disegnare le caramelle, la polizia bene, perché ho fatto me con la tuta Adidas tutta ritagliata. Ah, quella era la polizia, oh no. Un pischello. No, un pedo. No, what? Non è un pischello quello. Ah, ok. Ma... effettivamente. Oddio. Ma allora, come facevano a sapere che era Dlarz quello? Oddio, perché c'è scritto c'è scritto Dlarz. Io ho letto scarpe e non capivo per come fosse Dlarz. Scusate un attimo, ma cos'è questo? Questo? Un pischello ad esca a un pedofilo. Un pedofilo, oh. Ho sbagliato. Madonna. Ma quindi Poldo stai dicendo... Se poi stai dicendo che tutti i poliziotti sono pedofili, giusto? No, è che i poliziotti non hanno una calzamaglia interamente blu, i pedofili magari sì. Ok. Posso dire comunque che veramente Daniel Dlarz nell'arte dell'autoritratto si è fatto benissimo. Sì, incredibile. Tendo sempre a farmi meglio di quello che sono. Come no! Sono un narcisista, questo è il mio toxic trait. Purtroppo sono nato sotto il segno del leone, ascendante leone. No, sei un leone, oh, no. È vero però. Eh sì, questo è il mio toxic trait da lion. Grrr. No! Ma no! No! Madonna, vedi ma cosa succede ai dai fan. Non l'ho confermato, pensavo fossi io. Perché no, volevo vedere da Drake che entrava al Games Week con... No, era vero, giuro che era vero. Certo, giusto, Lao. No. È quello che vedi. No, c'è anche un puntino. Ma che cazzo hai scritto? È diventato un blocco. Ok. Va bene. Io l'ho messa per farla diventare estremamente pericolosa, mi piaceva. Non è un reato, non è un reato, non è un reato. È una frase preimpostata del gioco, il titolo sarà crashato. Ah, ok. Ok, perfetto, è diventato un omicidio, grazie a Dio. Sto uccidendo una Mogus. Wow, okay. Da Drake, smettila! Ma cos'è che disegni per vivere? No. Madonna, che felice. Bravo, guarda. Ma infatti ma sta felicissimo. Felice mentre viene ucciso, praticamente. Come vabbè, le comparse siamo noi. Nella canzone siamo noi. Sono le comparse nella canzone di Favij, che mentre lui dà fuoco a tutti, però sono contenti. Sta intendendo lo zoom di 2 secondi su Fede, perché poi scoppia a ridere e ha dovuto toglierlo velocemente. Maledetto, ma veramente 55 ita, guarda, sempre troppo allegro quel ragazzo. Lore me l'aveva fatta vedere completo, c'erano tutti che scoppiavano a ridere ogni 2 per 1.
Oh, ah, questo è un reato. Voglio sapere nome, cognome, indirizzo, numero di telefono del padre. C'è veramente un otaku. Ho scritto che sono un otaku. Cazzo. No, no, Sedia, guarda, io abbandono la live. Se non posso numero, il numero del padre di questo ragazzo che ha scritto questa calunnia. Calunnia a adora me. Il tuo, quello ha scritto adora il tuo nome. Ma ecco perché no, io ho fatto sta roba. Ma è arrivata quella frase. Ma perché poi c'è scritto Sedia? Perché adora il tuo nome. Cioè, dovevo far capire che era il tuo nome. Ah, non l'ho perché... capito. No, no, il disegno è per far capire che fosse una supposta. Ok. Mamma mia. Che bel nome era riferito al nome di per sé, perché la frase era supposta blu adoro il tuo nome. Come dovevo farla capire? Cioè, non aveva senso. Ma domanda per voi, soprattutto per la chat. Anche voi adorate quando le supposte sono tipo più grandi del normale? No? Sì, okay. Frate, perché ne ho prese grazie Matte, godo 7 sub e sub goal finito. Buona giocata a Cult of the Lamb. Ah, battuta di calcio, nessuno l'ha capita. Va bene. Sì, ma perché siete essenzialmente, c'è gente che ha bisogno di uscire un po' di casa. No, io l'Inter ha fatto gol alla Roma. Cioè, essenzialmente 10 tu... Impatto. Oh, però ti ha fatto benissimo. Sedia da Drake, tu dovete tutti uscire un po' di casa, perché si vede palesemente che cioè, proprio avete bisogno di toccare un po' l'erba. Genshin Impact. No, Genshin Impact. No! Guardalo, no! Guardalo, il solito ribelle. No, non mi andava. Mi devo così mi male. Madonna. No! Hai reato qual è che ho dei sassi? Sì. Era Caparezza. Caparezza era... infatti! Maledetti fottuti triangoli. Io l'ho fatta da YouTuber, indicato con le frecce al script. Parabrezza. Prossima canzone di Caparezza. Ecco cos'era quel parabrezza. Oh. Parabrezza. Oh, quindi non era... Ma ragazzi, c'è scritto Caparezza chiaro e tondo. Ma c'è scritto parabrezza. Posso... È stato il correttore, ma non ci posso credere. Grazie, Cori dei 190 bits, bro, grazie. Telefono, se sì. Sì, lo rifaccio. Buona serata, gaming, bro. Un computer, dai. Prossima dai. Canzone. Allora, non può giocare un gioco dove si scrive col T9, zio can. Parabrezza. Prossima no, che è successo? È no, tipo, ragazzi, mi è crashata la live. Come ti è crashata la live? Ma non capisco perché. Io ti vedo in live. Ah no, vedi, è ripartita. Ah no, sei bloccato. Okay. Babun, non mi fate spaventare. Grazie. Ragazzi, scappate. Ragazzi che siete usciti dalla live di Sedia, rientrate. Ah, questa Babun, è una reference. Che schifo. Che schifo. Cosa che vuol schifo. Dire una tua reference? L'altra sera ho detto, preferireste andare a vedere il film di FNAF? No, non vedere il film di FNAF o andarlo a vedere, ma da questo momento in poi siete pedofili. Fotocamera col flash. Oh, ma che brutto quel Freddy Fazbear. Comunque, è morto da... È rimasto? Posso dire, cioè, ha fatto benissimo Freddy Fazbear. Vedi che la live... E ogni tanto crasha, ogni tanto crasha. Anche te? Sì, è morto anche a me. Io ho visto la schermata di fine live. Ah, da Sedia, pensavo che fossi live anche te. No. Ragazzi, io non capisco. Ma ti ha crashato anche a te, Leo? No, io sono a postissimo. Ma io non lo so, ragazzi, io non vivo nel terzo mondo. Shut up. Continueremo la serata di Gartic Phone anche se non siamo in live, va bene. Va bene. Cinzia! Ma poi io il senso di avere più ergastoli che... Stream Elements down, quindi ci sarà qualche problema con Twitch. No, possesso di meme no. Dammi i tuoi schibi di tonno. Da Sedia è esploso tutto, è tornato ragazzi, potete tornare da Sedia. Sono tornato. È appena tornato. Ma Vinci è uscito dalla cosa, non sta più facendo... Sì, Vinci e il Noro sono usciti, ok. La pula. A due gambe. Comunque, ragazzi, io non ho commesso nessun reato di schibbi di toilet. Ma basta, ancora? Ma questa è la mia. Ma com'è la possibile? Seconda volta? Com'è possibile? Ma poi perché sei ultra muscoloso? Perché lo sono. Con un distruggo. Perché ti distruggo. No!
Vai, no, let's dobbiamo go. Giocare a Gartic Form, ma non possono nominarci. Oh, questo... No, questo è peggio, secondo me. Cosa scrivo, poi? Il primo problema è quello di Da Drake. Comunque... Leo, abbiamo appurato che praticamente qualsiasi persona... Che abbiamo con... epurato? Epur... non credo. Epurato. Abbiamo appurato che qualsiasi personaggio con i capelli corti e biondi sei tu. Sono io. Non servono neanche gli occhiali. No, assolutamente no. Guarda, me la godo fin quando... Perché tra qualche anno sarò qualsiasi personaggio pelato e Leo. Ah, questa mi è arrivata a me. E guarda la faccia che di Leo. Sbadato, che è sbadato. Letteralmente un chicco un di caffè. Culo. Sono un chicco di... Ah, è il chicco di caffè. È il chicco di caffè, è l'omicidio. Ma non è un fan. No, da dove ci capita? Ma che cazzo? Ma no, ma che fan è? Oh mio Dio, ora Leo. Ora ho un'aureola. Sono io. Però lo conosce quantomeno prima di morire. Sì, sì. Incredibile. Leo, facciamoci una foto. Pam. Assurdo che allora, siamo arrivati io, al minimalismo. Io alla Games Week quest'anno con la mia macchina nuova sarà così. Ieri sera... Ragazzi, ieri sera mi ha fermato un fan che stava uscendo a bere con gli amici e mi fa: sai che io ero capitato sotto casa tua e ti avevo chiesto una foto? E faccio: oddio, mi ricordo. Così mi fa vedere la foto e fa: sì, qua ero in prima media. Oh. Ah. E faccio: e tu stai uscendo a bere? Ok, sono vecchio. Ora insegno legge all'università. Comunque va siamo bene. Arrivati al minimalismo, eh. Adesso i capelli biondi si capiscono da una striscia. Sì, sì, è vero. È incredibile questa cosa. Allora... TSP, però, grazie mille per i due mesi, bro. Che non è Leo. Ah, questa era uscita a me. Ma voi aspetta, prima di andare avanti. Lo sapete che partecipo alla PIL? Con Ciccio, E c'è il Ciccio, aspetta. Il mio compagno di PIL è Ciccio Gamer. Oh, ma veramente? Cosa è successo? Il mio compagno di PIL è Ciccio Gamer. Scusami, cavolo. Leo va avanti da solo. Oh mio Dio, Andrex. No, è prodotto interno lordo con Ciccio Gamer. Ma poi hai il foglio al contrario. Stai pagando 12.690 euro. Ed è per questo che pago le tasse male. Perché guardo il foglio al perché contrario. Perché il foglio al contrario. Ragazzi, che cos'è questo? Oh, 06. Che numero è 06? Quanto hai fatturato? 12.690. No, no, è 12,69 euro. Ma lui fa: che cosa sono le ESA? Non so cosa sono, quindi non le pago. I tipici guadagni di 100 sub su Twitch, 12 euro. Vai, vai. Allora, ragazzi, nuovo gioco. Andiamo su Crab Game. Ragazzi, tre posti, entrate, stesso link. Tre posti, veloci, entrate, stesso link. Tre posti, entrate, no, veloce. Togliete tre i fan, posti, per live, favore. Veloce, entrate. Poi ne facciamo posti, una. Altro. Ne facciamo una pura. Però adesso dovrei sopportare. Sono due miei. No, manca uno tuo. No, J e Nocturno sono miei. Va bene. Va bene. Okay. Allora. Giocano gli stessi? Sì. Sì, lasciamo. Hanno fatto bene. Sì, se no devo rifare tutta la cosa. Rifare non la no. lobby, ci sta. Allora, volete quindi... No, metto pochi perché sennò è un macello. Vuoi... Perché siamo 14, sennò ci mettiamo un'eternità. Un'eternity. Va bene. Aggiungi magari un round di niente. No. Niente, ormai è partita. Ok. Allora, ragazzi, il tema è più o meno sempre lo stesso, però potete mettere quello che volete, se volete, eh. Cioè, io non vi... Cosa? Okay. Ok. Non so come si scrive. Ma... Allora. Si scrive così, chat? Sì. Nascosto. Ok. Ha nascosto. Ma non lo devi dire. No, è vero, hai ragione, scusami. E lo devo fare nel video, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Lasciate 5 stelle. Ok, let's go, andiamo. No, ho scritto Durande. Oh, no. Ok, ho scritto okay, perfetto. Oddio, no, io non so se voglio... Allora, facciamo così, dato che questa qui non è un reato, credo la carta segreta su... Ma che cazzo non la vuol dire? In questo caso farò comunque il soggetto. Molto fuori luogo in questi periodi brutti. Ti è arrivata la mia? Se l'hai scritta tu, bro, dopo faccio un discorso.
Non so di che stai parlando. Allora, io credo che farò... Qual è il topic? Per nascondere persone durante la guerra. Vabbè, l'ha nascosta dove voleva. Cioè, tipo nascondino, no? Se noi giochiamo a nascondino... Devo disegnare. Anna Frank. Frank? In realtà si chiama Frank. Anna Frank. Ops. Ops, ragazzi. Non ridere. Ops. Ops. Guarda quello come si spisce. Okay. Ok, questo qua così. Basta. Basta, mi ha acchiappato la ridorella. È finita. Oh no, ma io non ho finito. Neanch'io. No, era più grosso. Frank. No, non ce la faccio. È malvagio. Porca troia, come fai? Ok. Basta, per me va bene il disegno così. Vai, ce l'ho. Non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Vai, è stato terribile. No! Allora. Io ora non scrivo che tentativo di disegno. Leo. Allora, abbiamo una sdraio con un coltello. Leo morto. Ho un tizio biondo a caso. E una cucina che piange. Vabbè. Ok, mettiamola così. Non ne ho idea. Non mi veniva il nome banca, ho scritto casa dei soldi. Ottimo. Casa dei soldi. Poco che sei in Italia, ci sta. C'era anche scritto banca, che stupido. Oddio. No, mio. No, non possiamo fare queste cose qui relative a persone che sono state arrestate. Ah, è mia. Ah, è tua. E allora... Che cazzo vuol dire questo qua? E mi è arrivata la casa dei soldi. Allora, ma scusatemi ragazzi, perdonatemi, io non sono proprio nella scena underground italiana del trap. Shiva è un trapper maranza? Oh un sì. Un po' sì, beh. Beh sì, senti, direi di sì. Senti, pronuncialo di nuovo in quel modo male e mi arrabbio. Perché come si dice, scusami? Shiva. Veramente? Non è vero. Shiva. Shiva. Ah, allora avevo azzeccato. Stupido, non mi trattare male. Cosa sia questa qua, boh, il disegno. Nel dubbio tu disegna un'altra cosa. Almeno no, ragazzi, non è shiny. Allora. Ok, no, ma questo è venuto benissimo. Io sto disegnando malissimo. Cosa slay? No, hai detto slay. Mamma mia, allora... raga, slay. No. Ok. No, questo mi piace come è uscito. Sono molto soddisfatto. Mi spiegate che cazzo era, chat, se qualcuno l'ha capito? Allora, io credo che farò del sangue. Oh, no. Per rendere la scena più... Allora... Però qualcuno, cioè, adotta... Questo sta... Epic rap battle of history. Skippy di toilet. Anche voi, contro creeper. Skippy di toilet, un creeper. Stephen. Siamo così. Oh, vedete? Aurelio di Laurenti potrebbe essere. Scrivo woo, lo capite? Che sta urlando. Woo. Se scrivi woo, faccio woo.
No, ha fatto il meme. Allora. Ok, pronto. Shiva di solito di che colore si veste? Ha fatto grigio. Marantz. Ok. Oddio. Allora, io credo di aver appena visto... Forse non era il caso. Forse non era il caso, ma mi sono cacasburato. Ma è okay. Bellissimo questo disegno. Mi stai guardando nella mia live? No, no. Anch'io mio. Vorrei avere una tavoletta come da Drake. Ok. Leona... No, no, raga, cioè, non mi fate questi complimenti in chat, che tanto non ci credo che so disegnare bene. Che no, cosa? Potevo farla così, è vero, Vid? Wow. Ma che, chi è che tardi. Ha scritto questa cosa? Aurelio De Laurentiis, calcio, press, Napoli, cinema. Ma che cosa vuol dire? Che cos'è cinema? Sto andando a cercare su Google Immagini chi è Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis. Oh, non so parlare, va bene. Ah, è un il presidente uomo. Del Napoli, è pure quello che fa i cinepanettoni. Il direttore. Veramente? Della... Sì. Così vai così. Ah, ok, grazie, grazie vai per così. Avermelo detto. Allora, The Cacation, no, ragazzi. Cioè, come risetto? Allora, io non so chi è Aurelio. De... Cercherò di farlo il più persona. Facciamo anche Cartic Phone. Ok, Aurelio De Laurentiis. Come cazzo ti permetti di non sapere chi è Aurelio De Laurentiis? Sedia, ma porca troia, ma studia un po'. Non era negli ultimi 50 episodi di Skibidi Toilet, non merita la mia attenzione. Ho capito, ma tu fai video su cose che, cioè... Lars, non mi fa parlare di vera cultura, quando vuoi, la vera cultura, non sai niente. Cazzo ne so, non so come è fatto, non so come è fatto San Siro! Cos'è San Siro? È il santo di Milano. Devo dare fastidio a Daniel Carafa. Allora, no, no. Io... No, non ti do fastidio. Massimo, ti meno. No, però non mi menare, ti prego. Ah, in game, ovviamente. Ah, in game, certo. Che cazzo ne so? C'è un pulsante per sparare. Allora, io... Te lo immagini? Dovete metterlo. Aggiungilo nella prossima patch. E io sono in panico. Io ho pochissimo tempo. Ho buttato via un sacco di tempo. Domani dirò ai ragazzi di aggiungerlo. Perfetto. Allora, io lo sto facendo, ragazzi. È il più brutto che abbia mai fatto. No, non è vero, Leo. Ne hai fatti sicuramente di più brutti. No, non è vero. No. Io sono un artista poliedrico. Poliandro. Allora, oddio, ho fatto tutto il vestito, ma non ho fatto la faccia. Vabbè, gli faccio una faccia normale. Vai. Io non ho capito. No, doveva essere un reato, ma è arrivata una frase che non è un reato. No, ma perché magari è stata modificata. Aure. Io. Schermi. Ho fatto un bel. Ok, ce l'ho fatta, raga. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Quella è una faccia normale, raga. Ma chi è che disegna solo gli stickman? Allora, ok. Ok, ce l'ho, raga. Quella è una faccia normale per me, non so voi, chat. Non sono puffi gli spettatori. Non sono... I film italiani sono molto brutti. Oppenheimer lo rivedrei altre 3 volte. Aurelio De Laurentiis. Wow. È proprio lui. Secondo voi c'è qualcuno che ha veramente gli è piaciuto Oppenheimer e non lo fa solo per farsi figo davanti agli altri? Ah, ce l'abbiamo, finalmente. Allora, facciamo così, dato che delle volte parliamo, metto manuale così non sì, comincio a fare a caso. Ok. Allora, questo è tipo nascondino. Ah no, non me l'ha corretto. Durande. Allora è un la scritta che va nell'altro lato. È Metal Gear Solid. Esatto. Ti sei salvato, bro. Sì, ma siete troppo didascalici. Non avete fantasia. Trentino fragile. Grazie notturno. Ho capito. Contro. Zero, rovinato chi? Tutte. Giustamente. Oddio, è così che è diventato Creeper contro Skibidi Toilet. Dimmi di sì. No, non penso, sta per finire.
VS? È finito qua. Peccato. Peccato. Da Drake. Oh! Chi è? Oh. Ah. Oddio. Wow! Leo, hai fatto benissimo il logo! Grazie. Hai fatto il nasone. È perché no, quando non ti ha fatto come youtuber andrò a lavorare al Frederick Store. Giusto. Ah. Anch'io. Godo, vero. Successo. Frederick Store sarà tutto all'interno di tutti ex youtuber. Ma che colori ho? Ma che... Sei proprio tu. Di chitarra, vedi? Chitarre. Poteva essere anche di gondole il negozio. Ma allora magari, cos'è arrivato a me? Frederick Store potrà vendere anche chitarre in futuro. Può essere. Ah, ok. Si capiva. Poldo il pazzo. Io ragazzi non so perché per un attimo ho avuto voglia fortissimo di dire una parola bannata. Che schifo. Ma non è un reato. No, ho paura di vedere che cosa c'è. Ma Lars, non disegnarlo bene. No, che schifo. Che schifo. Un tavolo artistico. Che schifo. Wow. Che schifo, questa sarà l'intro del video. Che schifo, mio. Che schifo. È ma disgustoso. Perché anche prima c'era il sedere di sedia, quindi magari era rimasto. Ah, giusto. Oddio, che schifo, ma che cosa sembra che gli stanno uscendo i nervi dal culo, ma che Luca allora, Nervi? Io decacation. No, oh, that was decacation. No, questa è una battuta di Mr. Poldo. No, vabbè, ma è il format di Poldo della cacca. Tra l'altro non lo fai più, bro, sono molto deluso. È vero. È perché fa un po' schifo. È vero. Ma tu fai un po' schifo adesso che non lo fai più. Tra l'altro mi ricordo anche quando dicevi dettagliatamente nel momento in cui avevi fatto la cacca e perché lo avevi fatto. Ah, a me è arrivata quella in cui uccide qualcuno. Sono Stiva. Tra l'altro... Ma no, ma non ci credo, è riuscito anche a leggerlo, io non l'avrei capito. Sono Stiva. È arrabbiatissimo. Wow! Oh, damn, questi concerti metal pericolosi. No, vabbè, se nel pit non ti spari e molli solo pugni, non sei un vero metallaro. È vero. Quello è Crazy Mad. Chi... Ma come poi cazzo hai i capelli verdi? Crazy Mad. Ha ucciso Tearless! No, è Crazy Mad, hai i capelli verdi. Tearless di 10 anni fa. Ok. Daniel Carafa. Presente. Ha due schienali. A me sono arrivate 4 gambe. Purtroppo a me ne sono arrivate 3. Wow, come Godo? Aveva 2 schienali, effettivamente. Oh, ce l'ha 2. Anche 3 piedi. Anche 3 gambe, piedi. Si chiamano gambe della sedia. Ah, vattene a fare il culo. Va bene, non è arrivata proprio. Non si vede in realtà. Sì, certo. Tutti pensano alle gambe, comunque. Wow, Fra, smetti! Ma che... Fra, fammi il mio necrologio. Cosa? L'impostore. Aspetta, lo devo fare. Fallo. Lo devo fare. Oh, yes. Imposter. Perché l'hai no, sembra il pisello, sembra già il pisello. No. Ma no, non è vero. Imposter. Non cazzo. I creeper. Oddio, la guerra? Beh, la guerra. Quello scrive di toilet, forse so chi è. In che senso chi è? Oddio, sembra lui! È Hitler! Chi è? Oh no! Oh, Poldo il pazzo? Io volevo fare un dinosauro, perché me lo volevo fare. Tra l'altro ti è uscito benissimo, però. Belli i quadrati del creeper. Hai fatto la faccia del creeper a quadrati, ma non hai... Posso metterla come nuova immagine di Discord, questa? Aspetta, la salvo, è bellissimo. Vai, cosa succederà? Allora, aspetta, ok, l'ho salvato, perdonatemi. Toilette! Toilette! La schimmi di toilette!
Non so come si scrive, scrive di toilet. Quello non è un creeper. Esattamente quello... come hai detto. Toilet. Crepers. Crepers. Scusate, non sono una generazione Z io. Giusto. No, oh, ah, madonna quanto è potente. ADL. Cos'è l'ADL? Non lo so. Sembra tipo ADL. No! Lei ha fatto una Among Us. Avanzava 10 secondi. Ah, ok. Hai fatto 10 secondi. No! Io ho provato, realmente a fare un ritratto di Aurelio De Laurenti. Ma la faccia è tipo stupidissima, il corso mi era rimasto poco tempo, scusate. Sembra uno di quei personaggi di Smiling Friends, non so perché. No, non so cos'è. Dio mio. Ma dai. No, Aurelio si chiama. Io non mi vestirei mai in giacca e cravatta. Ah, questo era arrivato a me, madonna. Che è la bandappa? Cos'è la bandappa? La banca. Ah, la casa dei soldi, intendi. Io qua. C'era anche scritto la banca. La casa dei soldi, lo so. È proprio una casa la sua. Sì, c'è la porta. È dove i soldi tornano la sera dopo il lavoro. Qui volano. Ogni volta che uso PayPal così. Wow! Era un gentiluomo. Sì. Wow, è bellissimo. Da Drake, devi smetterla di disegnare. No, non è vero. Bene, perché i pelati non lavorano in banca. È vero. Ecco perché, infatti non ci lavoro. Stupido Borghese Poldo. Guarda, tra l'altro è uscito benissimo, non lo so, vabbè. No, stupendo. Very distinguished gentleman. Chi è Federico Mercurio? Freddie Mercury. No. Ah, ecco. Madonna, che tipo devi Leo femmina maschio. Se posso potevi impegnarti un po' di più. Babbeo. È vero. Che cosa vuol dire? Non lo so, volevo scrivere ascolta la radio. Wow, che braccia lunghe, Leo. Beh, sì, no, è basso lo sinistro. Oh no, è troppo piccola. Ah, Zoz. Che cosa c'è scritto? Venolite. Cosa hai scritto? Venuiste. Se mi sembra scritto 27. Venduto, vendita. Ah, vendite. Giustamente. Io, ragazzi, l'ho fatto un po' a modo mio. Ho voluto interpretare questa scena. No, che carino. Voglio salvarmi anche io. Questo adesso. Sono palesemente devi io. Smetterlo, Alimo. È bellissimo. Devo farti il ciuffetto biondo. Oh. Hector. Ok. Ancora sti angoli. È perché non l'ha capito subito. No, ma ragazzi, ma io come potevo comprendere questa cosa? Davvero, ma è palesemente quello che hanno scritto. È palesemente un angolo ottuso con la sinistra. Che commette un omicidio in cucina. Commette un omicidio su di me? A me pareva una sdraio, che ti so dire, ma non... Cioè, normalmente gli angoli ottusi non commettono omicidi. Ma come Final Destination? È la scena dove muore la professoressa in cucina, era identica. Con una sdraio, scusami. Ah, non lo so, non mi ricordo il film. Ma poi l'acqua, perché l'acqua sta come l'acqua? Allora, se non te lo ricordi, come fai a sapere che era identica? Cioè, simile. Bello. Wow! Cos'è? Che film ha visto penso questo? Sia Final Destination. No, giusto. Non è Final Destination 1. Ma io non ho mai visto queste cose nei Final Destination. Non è il primo Final Destination. Allora, aspetta. Sì, voglio vedere... Allora io qua ho disegnato San Siro 7 volte. Ho provato, guarda adesso vedrai. No. Il tentativo alla fine velocissimo. Fatto una bacinella in acqua. No, c'è scritto calcio. Che cosa vuol dire che c'è scritto calcio? Non significa mica che è uno stadio. Va bene. È un esperimento, c'è acqua e calcio nel... Ah, nessuno ha capito la città Smash. No, siamo stupidi, Andrex.
Non è una ciotola piena di latte! Ricco di... O poi latte azzurro. Ricco di calcio! Perché calcio è il latte, perché c'è il calcio dentro. Ha senso. Ha tutto molto senso. Ah... Questa scena c'è già e l'ha disegnata da Drake, tra l'altro, ma non è una sedia a tre gambe. È vero, l'ho disegnata per una sua copertina. No, ragazzi, per me però non era Dani è dimagrito molto, non ci assomiglia. Non è ma Dani è un po' che non parla, sta bene? Ma andate a fare in... Ok, sta... Sta benissimo. Sta bene, sta benissimo. È certo. È certo. Dlarz, non mi è piaciuto come ti sei posto. Oh, cos'è successo in testa? Vuoi che riformulo? Vai. Andate a fare in culo. Ah, ma stai mangiando. Senti, giovanotto, la devi smettere di... Allora, questo tono di voce non mi è piaciuto. Innanzitutto, in primis, ti devo dire che ti stai comportando un po' male oggi e che di conseguenza vorrei parlare con un tuo familiare quanto prima possibile. Ma chi è? Ma che è questa voce? È il presidente, il presidente! Ragazzi, salutate il presidente in chat! Buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera, presidente! Ragazzi, ho appena finito di cenare, io, grazie per l'interessamento. Che ti sei mangiato, Daniele? Daniele! Se volete sapere, mi sono mangiato una roba tipo frittata arrotolata con la rucola, il formaggio e il cotto. Ti piace una merda. Tipo me la... Oddio, vatti a mangiare la pizza con i wurstel e le patatine. No, non è... Innanzitutto... Hai cagato fuori dal vaso, ti chiedo scusa, però quando dici queste cose, sciacquati la bocca. Sciacquati la bocca. Perché tu queste cose a me non me le dici. Sembra la voce di un personaggio di Space Jam. No, sembra la voce di Franchino il criminale. E cosa mi fai allora? Ti do quattro ceffoni o due a due fino a quando diventano dispari. È tipica frase. Grebe, come hai usato? È proprio un sad. Presidente, tutto bene per il resto? No, non è presidente Zio sì, Fausto. Vado Zio che Fausto purtroppo di... c'è un problema per Lucca Comics e devo firmare delle scartoffie. C'è un problema! Quest'anno ci sono dei problemi con Lucca. Va bene, ma va fine, presidente. Vai, vai, tranquillo, tranquillo. Vado, signor presidente, arrivederla. Buona serata. Ah, è bellissimo. Ma dov'era Poldo? Dimmi. Poldo, ti sei perso l'arrivo del presidente. Sì, non ci sei mai. Ma no, ma stavo facendo pipì. Dai, cazzo. Era arrivato il presidente. Però te, pensa che questa è una certa, mi ha fatto pure brutto. Voleva fare... Sì, gli ha fatto il brutto. Ma il presidente quale? Di Lucca Comics. Ma come il presidente di Lucca Comics? ma tu devi andare a Lucca. Perché ti ha fatto brutto? Che è successo? Ma niente, così, perché ho fatto un po', tipo gli ho detto di farsi un pompino da solo. Ma? Ok, tutto a posto. Allora, ragazzi, clippatela, taggate Lucca Comics and Games 2023. Dopo zero calcare anche Dlarz contro il Lucca Comics. Ma no, è perché lui mi ha detto che quello che mi mangiavo per cena, la mia frittatina con la rucola, il prosciutto cotto e il formaggio, era una merda. Oh, minchia, buono. Allora io gli ho detto, vatti a mangiare due personalità con... Vatti a mangiare la tua pizza wurstel e patatine e fatti un pompino. Ah no, però qua no, è la pizza wurstel e patatine. Grazie William, grazie mille del Prime, bro. Ma un bacione. C'è un presbosi? Sì. Mi stavo rivolgendo a Poldo che faceva le sue veci, diciamo. Ah, non ci sono problemi, non si preoccupi. È tornato, è tornato. Buongiorno. Un pazzo. Ma signor presidente... Ma noi domani siamo a Lucca Comics, la incontriamo. Sono molto felice di ospitarti, Poldo, perché no. Da anni che volevamo una figura importante come te a Lucca Comics e finalmente quest'anno abbiamo la possibilità di ospitarti. Presidente, ma Poldo farà qualche tipo di concerto? Mi sa di... No, oddio. Allora, quest'anno abbiamo la Music Band, dove farò un concerto in cui canterò le canzoni degli anime con Zaidonio. Fottuto tanto di merda. Zaidonio.
Ma la fa la sigla di Boku no Pico? No, perché fa solo quella di Attack on Titans. Ah, ok. Attack on Titans. Grazie mille, presidente. Grazie mille. Grazie, presidente. Sei felice? Ma su un botto, però effettivamente i titani sono tanti in Attack on Titan, quindi non prendete per il culo il presidente. No, che poi ne saprà certo. più di voi di anime, perché lui è il presidente del Lucca Go. Ma ci sono anche le mura e Lucca... Cioè... No, ma perché parla così? Lo so. Va tutto bene. Comunque in chat mi dicono, dentro di me vivono due lupi, il Poldo e il presidente. Del Lucca Go. Certo. No, ma dai. Ragazzi, cioè, ma oggi si sta pure trattenendo, perché è figata. Ma questo era il tuo disegno? Tu ti sei perso, sì. Dlarz, la lore napoletana con sedia di io e Poldo a fine live, che è durata tipo 20 minuti. No. La gag di noi che eravamo una famiglia che litigava e finiva con tanto di polizia, radio, sì, telegiornali. Era una lore piuttosto complessa, tra l'altro. Della... Bellissima. Bellissima. Bello, però. È andata bene. Comunque, Dani, sono piuttosto deluso di questo disegno. Non sì, si è un po' io. È perché stava addosso. Mangiando, è perché stava mangiando. No, ah, ancora okay. No. Ancora no, ho iniziato a mangiare che stavo vedendo i disegni e ho finito che stavo vedendo i disegni. Ah, sai. Che question mi fa ridere, bro. Non mi sono impegnato perché non mi sono impegnato. Va bene. Tutto ah, ok. Ma se c'è il film esiste anche la serie. Il manga. Ha senso. La pill è mia. La pill ecco, è famosa... il pill. Procede a perdere tutti gli arti inferiori perché non ci sono. Ma poi perché gli servono le gambe per giocare a Pokémon? Sì, sembra tipo il super dottor cattivo. Eggman. Dottor Eggman. Al massimo sei un super scemo. Bello. Va bene, ragazzi. La Pills! Sono quelli che giocano ad Attack on Titans. Attack on Titans. Sono un sacco. Ma non si chiama la Pills. La Pills. La Poly Pills. Iron Man League. Pills. No, quelli sono i The Pills. I The Pills, no! Quello di tre quarti senza ricevere pallottole. Li ho conosciuti, Greve, sono simpatici! No, Greve, in un bucolico pomeriggio a Roma Trastevere con un sottofondo nero seppia, hai sparato ai The Pills a Fregene sul lungomare. In bianco e nero, rigorosamente. In bianco e nero, grande. Guardate sta clip ai The Pills che gli ho dato tipo l'idea per almeno due video. Vai. Non sappiamo. Leo, non ci subiamo. Stai completamente in Skibbi di toilet in questi sì, disegni. Sì, mi sono fatto di acidi in questo. Madonna. È finita. Cioè, okay, no, volevo che qualcuno è finita. Tipo, che ne so, Saria in chat scrivono, ma do 8 annunci. Infatti che è sta cosa che ne partono così pochi? Guarda, io non lo so. Io ho appena fatto 2 minuti e mezzo. Allora, io... Ragazzi, per il mio ritorno su Twitch, che poi non avverrà, però sto programmando di fare 24 minuti di annunci ogni 5 minuti. Minchia! Un po' esagerato. La sub è obbligatoria. Sì. È muto anche. L'altro giorno da Atrix mi sono partiti 14 annunci. 14. Vabbè. Oh, vabbè, comunque 24 minuti di annunci quanto sono? Tipo 40 centesimi, no? No, 24 sì. Annunci. Ah, ok. È come io durante la pill e Pandora, metterò annunci al massimo. Ah, certo. Fai bene, certo. Sì, sì, no, via. Comunque... Allora, qui non mi andava di fare okay. Marvel Snap, quindi ho fatto un'altra cosa. Ma infatti non c'entra niente. Ma che è quella roba, poi? Perché sorride quello? Perché è felice. Ma c'ha le corna. Che schifo. Quello davanti. Daniel non conosce la felicità. Quando vede una persona che sorride fa, ma perché quella persona fa così? Ma sì, la bocca è storta. Io al Thermolicomics, tipo, mi guardavo, ma che c'hanno da essere tutti così allegri, porca... È vero, paura. Ragazzi, è successo davvero. Poi mi sono bevuto una birra e è andato tutto benissimo. Tutto meglio. Eh no, è la mia ansia sociale che devo abbattere all'inizio. E lo fai mettendoti nudo. Oh mio Dio, ma è bellissimo questo. Ma è un black block.
È vero. Non è Filippo Inzaghi. L'ho riconosciuto. E come hai fatto? Con anche tutto il passamontagna. Con il passamontagna l'ha riconosciuto. Come hai fatto a riconoscerlo? No, vabbè, è proprio Inzaghi che corre in campo. Non ci credo. Inzaghi, ma vedi lui? Che Filippo Inzaghi è il mio coinquilino. Inzago. È il mio coinquilino Filippo Inzaghi. Lo conosco bene. Ah, ci Dio. Sta, ci sta. Vai, è vero Andrex, è vero Andrex, è bellissimo. Ferry! Da Ferry! Wow! Da Drake, sei... Wow! Quasi... No, un Ferry! No, un Ferry! Non è un Ferry, è il Ferry! No! È sparito davvero, io l'ho vista l'esplosione. È vero, ha fatto effetto esplosione, è stato bellissimo! For... Ah. La Sicilia non esiste, ragazzi. Molto arrabbiata. Infatti, io ho messo il Ferry arrabbiato. No, ma quello è un segno del negativo sul marrone. Sì, ma sì, è una cosa tremenda. No, 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 non c'è. Ma non era necessario. La Sicilia che è razzista. Allora, no, ragazzi, non è necessario, raga. Purtroppo, dopo questa battuta, devo chiamare i signori di Twitch. Oh, no. No, il signore di Twitch no. Il signore di Twitch no. Zio, poi non ti fa streamare per 3 settimane se lo chiami. Con la seguente, il canale della Madonna, sedia che a due gambe verrà sospeso. La sua famiglia verrà profonda. Revocata. Sono salvo. Come da contratto. Oh no. Tutte le persone in questa live però avranno un malus. Il malus, secondo elencato dalla pagina 4 del TOS di Twitch, consiste nella revoca di tutte le emoticon. No, oh, le emoticon no! Le emoticon no! No, 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 le emoticon no! Io mo ho tutta l'affiliazione su Twitch. Esatto, spammate Leo Haigao che è bannabile da Twitch. No, ma... È vero, io ho un emoticon che non potrebbe esserci. Ragazzi, spam di Pompelmo in chat, ribelliamoci al CEO di Twitch, per favore. No, se ragazzi, non spammate i Pompelmi, per favore. I Pompelmi! Se leggete nella seconda pagina del TOS ufficiale di Twitch Italia, c'è scritto vietati no, non i fate i Pompelmi da me! Non fate i Pompelmi da me, che ci bannano! Oh no. Come fanno a fare i Pompelmi da te? Avranno l'unico da te, canale intatto eh? È quello di Dlarz. Complimenti, lei è una brava grazie. Persona. Grazie, perché lo streamo, capito? Non lo vuole il contatto 80-10? 80-10? 80-10? Che cosa? C'è una parte in ballo. E gli altri 10 dove vanno? Il nostro 10% verrà evoluto nei confronti del Lucca Comics. No, ma voi siete gentilissimi, non ce l'ha bisogno di questa padroncina. Ma no, no, ma che figata, ragazzi! Un altro patrocinio! Ma wow! Oddio, sto morendo, sto morendo! Ma perché devi fare il patrocinio di Twitch? Wow. Ah, oddio, sto morendo. Sto morendo, sto morendo. Ah. Come far rimanere serio, non lo so. Non lo so. Ma tra l'altro è arrivato con un tempismo. Quello ha finito a dire la frase e subito è entrato il presidente. Io appena ho sentito l'altra voce sono crepato, cioè. Sto male, c'ho le lacrime agli occhi. Oh Dio. Wow. Oh Dio mio. Sto male, sto male. Ormai tutti i video di gaming di Sedia e Pod ti verranno con il voice chat del Lucca Comics. Oh Dio. Oh. Ragazzi, volete fare un'ultima partita solo noi? Vai. Vai, solo noi? Vai. Ok. Solo noi. Vai, ci mettiamo. Quanti siamo? 3-5. Ah, sì. Perché non ci vogliono per forza 1000 giocatori? Allora, aspetta. Butta tutti fuori e la rifacciamo.
Sì, sì, no, la rifaccio e vi mando il link. Voglio la partita degli OG, ragazzi. Mi dispiace, chat. Ci saranno altri momenti per giocare con i gaming, però ora... 5. Io sono molto arrabbiato, ho detto io me ne vado. Giochiamo qua su Discord. Facciamo la No, su Discord no, su Discord no. Ok, ok. Io me ne vado, arrivederci. Sì, se n'è andato, proprio arrabbiato. No, no, è per... Ragazzi, no. Devo fare la partita con il CEO di Gartic Phone. Deve esserci pulizia e deve esserci... Sì, ragazzi, ma comunque questa cosa mi ha ammazzato, te lo giuro. Sto riprendendo. Il presidente di Lucca! No, no. Io vi ringrazio per avermi invitato. Vi ringrazio a tutti per l'invito. Quando volete possiamo iniziare. Ma no. No, aspetta, c'è Daniel. Sì, ah, ma devi fare la lobby da 5. Sono qua. E siamo 5. Ah no, falla da 6 allora. Faccio da 6? Ok, vai. Ma io sono confuso. Ok, ora deve entrare Dani. Ma sono già dentro. Sì, ma infatti. Ma io non già vedo Dani. Durarozu, il cactus con gli occhi. Non ci sei? Ah no, sei nell'altra stanza. Non c'è. Ma nell'altra ci sta Leo e Cinzia. Mi piace Dlarz. No, torna qua. Cazzo, raga. Cazzo. Oh, non dire le parolacce. Guarda che bannabbia. Non far ritornare il CEO di Twitch, per favore. Ha detto una parolaccia. No, presidente. Vabbè, ho detto solo un paio di volte cazzo. Ma si può dire, mi sa, no? Aspetti, sto sfogliando il post di Twitch. Ma non lo sa so. Già. Non lo so. Non lo dovrebbe già sapere. No, abbiamo cambiato le policies. Le policies. Beh, ma si può dire? Ma io ho ricevuto la mia... Cioè, si può dire cazzo, è merda. Oh, allora, sei calmo. Ma se la... Va bene, lo può dire solo lei, però. Va bene, grazie. Ho deciso presidente. Così. C'è una clausola. Grazie. C'è una clausola in 70 pagine di TOS internazionale dove c'è scritto cazzo, non può dire solo il content creator Dlarz. È esentato. Che fortuna, tutte lui le fortune. Oddio. Presidente, ho deciso così, va bene, dai. Allora, ok. Il tema è sempre lo stesso. No, possiamo fare quello che vogliamo adesso. Io sto crepando, raga. Io sì, raga. Qua quello che vuoi. Possibilmente non cose bannabili, perché siamo comunque in live su Twitch e non vorrei che tornasse lui. Ho una paura. Allora, ma io ho fatto. Va bene. No, questa qua. Presidente, ma sta facendo pure lei un turno. È arrivata a te? È certo che gioco pure io, te pare. No, chiaro. Da Drake, dimmi che è arrivata a te la mia. Dimmi con che litera inizia. No, a me è arrivata quella di sedia, perché l'ho vista. E io non so come disegnarla. Allora, l'entrata di questo posto è blu gaming. Cambio scena, vero? Allora. Scusate. No, ho scritto male comics. Okay. Ora faccio questo. No. Così. Io l'ho disegnata precisa, il problema è che non so come rappresentare la seconda parte. Questo del è il famoso cinisello balsamo comics can gaze. Il cinisello balsamo per capelli. Allora, facciamo così. Raga, io non so come disegnare la seconda parte, che io non ho capito il meme prima, questo è il problema. Quale? Quello di... Quello che hai scritto tu. È scritto male, cioè invece di Frank... Ah, ok. Ok, questo così... È facile da dire.
Come si scrive Cinisello? Non lo so, io me la immagino così, ragazzi, mi spiace. Ho dovuto disegnare un Pokémon con le tette. No, oh, che schifo. Ma sì, chi cazzo ha fatto un Pokémon con le tette? Ragazzi. Allora, ragazzi, per chi se lo chiedesse, questo, questo qui è letteralmente... Atti sessuali e Pokémon con le tette non vanno bene, ragazzi. Non ci siamo. No, stiamo facendo un briefing. Olè, ci siamo, ok, così. Ok, così, così, così. Boh, lascia stare. Ok, okay, mi piace, allora, mi piace. Super veloce. Yum! Veloce. Devi dire... Okay. Ciao. Sono pronto, sono pronto. Ok. Allora. Oddio. Madonna, che collo lungo! Cos'è sta roba? Come si chiama quel tizio là, tra l'altro? Non capisco. No. Allora, la formazione. Allora. Sì, chi... E questa la capisce solo. La capisce solo Poldo, spero gli arrivi. Chi è? Cini. È arrivata a me, mannaggia. No, mannaggia. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così, ok? Io l'ho cercato su internet. Bravo. Cosa vuol dire? Cioè, che vuol dire l'ho cercato? Io vi odio, io vi odio, io vi odio. Perché ha scritto un nome che non so chi sia, l'ho dovuto cercare. Vabbè, era facile però, The Drake. Allora, però facciamo così. Non mi ricordavo come era fatto. Ah, non ti ricordavi come era fatto? È ciotto. Allora, facciamo la faccia. Io non ho idea di come farlo. Allora, così... E poi facciamo la bocca. E poi il nasino di questo Pokémon. E poi credo che sia così. E poi così. E poi è tipo un gatto, no? È tipo un gatto che poi c'ha la coda così. Ok, ok, so come farlo, so come farlo. No, 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 ragazzi, non credo che farò una rule. No. Infatti adesso scrivo no. No. Dai, fai rule 34 Vaporeon, dai. No! Dai. No. Dai. No, ti ho detto di no. No, no! Dai. Si vedrà nel mio disegno quando lo vedrete tipo alla fine, è una cosa terribile. Allora, facciamo così. Facciamo così, facciamo così, facciamo così. No, non è così, cioè, questa persona non... Questa persona non è una persona. Queste rocce non sono rocce. Ok, ci siamo. Copy and paste. Tra l'altro non gli ho fatto tipo un braccio a Bavor. Molto così. Bravi ragazzi del Cinisello Comics and Games. Li conosci? Sì, sì, ci abbiamo collaborato nel lontano 1992. Un po'... Oddio. Ma esistevano già i non... comics che... all'epoca. Ma chissà che youtuber hanno invitato ai tempi. Ma Luca fa... Luca c'era fa 30 anni, quindi potrebbe essere anche... Com'è possibile? Luca fa 30 YouTube anni quest'anno come edizione. Oh mio Dio. Quello non... Ragazzi, ma chi è che ha fatto questa cosa? È stato Daniel DeLarzo, sicuro. Non ho idea di chi sia, ma è fatto estremamente bene. Wow. Sembra uno scroto. È uno scroto. Credo sia uno scroto. Allora, è arrivato quello che è arrivato a me. E ora un rapper che non conoscevo. Ho dovuto cercare. No, no, è uno scroto. No, ho scritto R34, ragazzi, perché lo sapete che poi arriva. Scroto? No, no. Chi ha detto scroto? Ecco, ecco, lo stavo dicendo. Wow, spermis. Allora, così. E questo è il mio campo, mi devo impegnare. No, non devi fare il rule 34, ti prego. Allora devo fare la pizza più bella del mondo. Peace, peace, peace and pepperoni. I love peace. I love Gergen and peace. Ok. Ok.
Olè. Ragazzi, quanto ho voglia di pizza in questo momento, non avete idea. Ah, se solo Poldo potesse comprartene una, eh? Vero. Già fatto. Vero. Dovremmo rifarlo, quel sub goal, perché ho fame. Ma non stasera, bro. No. Olè. Oh, no, cioè, non vi viene fame solo a guardarla? Non era un peto. Peace. That's a peace, boys. Peace. Madonna, cosa mi stai facendo fare? Che schifo. Ok. Ovviamente la facciamo margaritas. No, madonna, ragazzi, fa troppo schifo. Che cosa ho fatto? Oh mio Dio, no, ma è troppo realistico. No, lo devo cancellare. Fra, che cosa stai facendo? Oh, tu mi hai scritto una parola tremenda che non posso dire. Ah. Non so se l'ho scritta io. Allora, ragazzi, no. Allora, facciamo così. Schibidi bibidi. Oh, guarda che bello, peace. Dammi una mano. Daniel Dlarz, tutto bene? Sto facendo un disegno actually... pretty good. Questa è una mano. Actually bello, sì. Olè. Fatto con un po' di pepperoni. Invitato su Gartic Phone. Perché stai facendo la Route 34? No, ma prima dicevo, sai che voglio fare un secondo episodio con cose strane, ci sei dentro anche te. Okay. Ma quando finisce sto round? Scusate, devo andare a lavorare. Ok, pronto. Ci siamo, ragazzi. Ma io non ho finito. I love peace. Wow. Non è il mio miglior lavoro, ma... Perché non è il mio miglior lavoro su Gartic Phone. Sì. Ce la siamo, ce l'abbiamo. No. Allora sì, ragazzi, finalmente. Non vedevo l'ora di vedere i disegni del presidente. Cosa può dirci? È andata bene questo? È andato bene? Ma allora credo che come mia prima partecipazione a questo evento di Gartic Phone sono parecchio contento e spero veramente che i valori di questo gioco che noi facciamo col cuore possa essere trasmesso a tutti i visitatori dello stream. Ma quindi non lo annullate Luca Comics, vero? Ma vattene a fare in culo. No, okay. No, scusi, capisco che lei è una figura importante, però stia attenta alle parole, va bene? Mi dispiace un sacco, le chiedo scusa. Si è scusato però. Avanti. Sì. È che stavo sentendo che diceva il ciao di Twitch. Ora, come cazzo la dovete disegnare? Va bene, c'è da Drake. Non lo so, però vediamo. Dierio. Fra? Allora, io devo ammettere la mia colpa. Ok. Non sapevo come farla, quindi ho deciso di disegnare tutt'altra roba dopo. Ah, comunque l'hai fatta benissimo e io non avevo capito che questo era la scritta diario. Dierio. Questo come l'ha detto si chiama prima, no, Frank? Ah, oh no, no! Allora, questa cosa mi sembra, infatti io a me è arrivato questo tremendo ritratto di odio. No, di odio. No, perché piove a Lucca. Meno male le considerazioni del presidente. Panini. No. Domani tutte le persone che andranno al meet and greet di Dario Moccia sarà così, mi dispiace, F in chat. No, il presidente ha detto F in chat. Presidente, ma domani non c'è nessun meet and greet. Hai iniziato a usare i neologismi di Twitch, bravo ragazzo. Ma perché il tipo di Twitch è tipo un coatto romano? Ma com'è? Domani non c'è il meet and greet di Dario Moccia? Domani non c'è niente, inizia il primo Luca Comics, non è domani. No, aspetti, chiamo un attimo la mia assistente. Oh no! Allora no, guarda, mi sembra che qua... Oddio, no, l'assistente esplode! Assistente robotica! Scusate, ci sono un po' di interferenze con il mio assistente, io lo chiederò dopo. Ma è perché Luca piove, c'è avuto tempo? Immagino di sì. Vediamo. La pizza 2! Let's go! L'ho mangiata l'altro giorno. Ecco la Pizza Hut.
Wow! Venuta bene, però. Okay, no, cioè, come facevi a sapere che era la pizza? Presidente Di Luca, vediamo che ha messo. Ma non si capisce. No, se guardi bene c'è un 2. E poi non mi fa fare così, io mi inviterò Luca Gomez in Games 31. Grazie. Tanto non c'è, scusi, non c'è, scusi, non c'è sedia a Luca. Beh, effettivamente. Io ho fatto una Speedy Pizza degno successore di Speedy Pollo. Speedy? Perché ci sono? Bella. I got some pepperonis. Pizza pepperoni. Che da poi pepperoni che vuol dire salame. Sì, è vero. Oh! No. Ah, questo è quello che succederà. Quello sono questo io. Il presidente mamma. Di Luca è tipo il void. Che cosa? È un blocco finale. Quella è la mia forma ultima, che si presenterà durante i giorni dell'evento per monitorare la situazione. È terribile. Non sarà durante i giorni dell'evento. Quello sono io. Oh, Scarabocchio, il presidente. Non lo so, quella G mi diceva di Gravier. Ma il ciuffo marmoreo. Ma è uno scroto, Drard. No, ragazzi, cosa mi avete fatto disegnare? Cosa mi avete fatto disegnare? No, che schifo, bro, che schifo! Che schifo! È disgustoso! Perché l'hai fatto? È un primo piano. Non è un primo piano, è uno zoom. Perché ne pensa il presidente di sto disegno? Allora, a me piace, però sono abbastanza sicuro che potrebbe essere contro il regolamento di Twitch. Ah, che dice il... No, secondo me è un bel disegno, complimenti a Poldo. Complimenti a Poldo. Secondo grazie, me è un bel grazie disegno. Veramente. No, 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 no. Eccolo mio. No, pure oh, il presidente Di Luca la sa il meme, sa il meme. Lo so, me l'ha insegnato Poker Dogs in una conferenza. No, 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 dal punto di vista fisiologico, Vaporeon. Oh, aiuto, no, Poker Dogs. Sono... Air 34. No, 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 anche Poldo. Sento, sì, lo so, un video assurdo, lo so. No, da Drake! No, 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 che schifo! No, da Drake no! Wow, ho censurato. Hai censurato lo scroto da Drake. Ho censurato. Sai, hai la copertina del... Perfetto, terribile, terribile. Oh, è mio turno finalmente. Io ho voluto fare la mia interpretazione. Ah, ma sai che è venuto molto bene, complimenti. È il mio comics and gays. Non c'è scritto games. No, ma io non vedo, ma c'è il patrocinio in questo flyer. Io non lo metterei, stato detto. Se c'è il patrocinio, no. Ma scusi, quello è un balsamo. Quello è un balsamo, sì, per un cinisello balsamos. Minchia, tu hai scritto Cini al posto di cinisello. Tu sei un vero rapper. Tu sai lo ma so. Ma infatti non... Non ho capito, raga. Sì. No, no, io lo so lo slang. Ah, lo slang del cinisello balsamo. Grazie, Cori, per i 95. Sì, anch'io sto morendo. Era il biglietto. Era il biglietto, bellissimo. Era il biglietto, sì. C'è il... End the game. Ma perché l'ha letto così? Oh! No, vendita no, gli organi, no. No. Ma era il biglietto. Ah, ok. Si può riscattare la skin su League of Legends. Bella questa idea degli organi. La prenderemo in considerazione. No, presidente, no, presidente. Pequeños. 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 Spagnolo. No, c'è scritto Dogo. C'è scritto una chain. Io le braccia sono. È la colla. La collana dei club dogo. Allora io c'è scritto dogo. Dogo. Ma grazie, no, grazie. C'è scritto dogo. Io questa era per Pullo. Wow, Jake the Furrier. Mr. Jake the Furrier. No, è Jake the Furrier.
Yomino! Questo è un famoso rapper di una vecchia pubblicità. Yomino! Se volete ve lo canto. Prova, prova, vai. Grazie. Vai, vai. Io Nino, ti dimentichi del cucchiaino. Io Nino, lo prendi, lo porti, lo squinzi e col gusto ti sintonizzi. Wow, fra, io Mino ci sta. Wow, grazie, presidente. Grazie. Mamma mia. Posso? Sei un grande sogno. Per me veramente bravo. No, il CEO di Twitch. Okay. grazie. Ma te ormai è una brutta parola. Posso dedicare una canzone al presidente? Sei un grande sogno che vive in noi. Siamo bellissima. La gente della libertà. Presidente, siamo con te. Meno male che Luca c'è. Bellissimo. Bravi ragazzi, bravissimi. È improvvisata. Mi sono commosso. Sì, io no, questa sera credo di aver perso un polmone a ridere. Quindi vi ringrazio. Sono molto felice. Prima di andare però vorrei darvi uno scoop. Sì, uno scoop, sentiamo. Questa cosa lo dovevamo dire quest'anno al 30° anniversario di Lucca Comics and Games. Okay. Sì. Ho deciso di dirla qui in anteprima. Wow, veramente? Okay. Ok, ragazzi in chat, attenti che c'è una novità su Lucca, vai. Vero motivo per cui il festival ha questo nome è perché io mi chiamo Luca. No! No, non ci credo! Ma quanti anni ha lei? Ed è 48. Wow, ma diceva il Luca Comics il Luca Comics lo gestisce da quando ha 18 anni? Praticamente sì, era appena uscito dall'artistico dei Termoli. Grandissimo, il famosissimo artistico di Termoli. Va bene ragazzi, allora io saluto la chat e poi vi saluto, vi ringrazio, uscirà un video, quindi...